Che notte con la King Boxing a Dornavasso, 13 match da KO maschili e femminili molto incerti ed avvincenti. Fiora all'occhiello dell'evento organizzato dalla società Compact Gym di Dornavasso, il duello tra il padrone di casa Nicola Torre e Jacopo Catalano di Desio, valido per il titolo tricolore 70 kg classe C. A spuntarla nel tripudio del palazzetto comunale di Dornavasso è stato Torre, capace di affrontare nel migliore dei modi le tre riprese. Partenza lanciata per l'ornavassese che costringe l'arbitro a contare Catalano già nel primo round grazie ad un grande colpo al fegato. Anche la seconda ripresa è vinta agevolmente da Torre, che nell'ultima si limita a controllare. Il suo trionfo ha inorgoglito il maestro, nonché presidente del sodalizio, Carlo Bonanno. È stata una meravigliosa nottata, dice. Torre è stato bravissimo a leggere nel migliore dei modi il match e si è meritato il titolo italiano. Nelle esibizioni per KO ha partecipato un altro ragazzo della Compact Gym, ovvero Lorenzo Saglio, costretto al ritiro per problemi fisici. Circa 600 persone hanno affollato il palazzetto. Durante il pomeriggio si sono disputati ben 65 duelli a contatto leggero. In questo caso 5 atleti della Compact Gym sono saliti sul ring. Antonio Piazzolla, capace di vincere tutti e tre i match in cui è stato impegnato, Carlotta Giordano, Cristian Mastantuono, Manuel Novellino e Giordano Iacono. Archiviate le emozioni del contatto leggero, è stata la volta della King Boxing Night, culminata col trionfo di Nicola Torre, atleta di spicco della Compact Gym, società nata nel settembre 2007 e oggi forte di 40 iscritti.